Ciao, stai per ascoltare l'episodio 121 di Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale, dedicato a chi studia e parla italiano come seconda lingua ed è in cerca di contenuti interessanti in un italiano accessibile e utile per imparare. Lo scrivo e produco io, Salvatore, un insegnante di italiano con tanti anni di esperienza e una grande passione per le storie. Il podcast esce ogni sabato e parla di vari temi. Sport, come oggi, ma anche storia, cultura, società italiana e città. È gratuito e senza pubblicità, ma questo non significa che non costi lavoro e investimenti. Per questo voglio dire grazie alle persone che mi sostengono su Patreon con un piccolo contributo mensile. Grazie dunque a Tadek, Alfio, Giulia, Kasia, L'altra Kasia, Bartek, Asha, Amandin, Claudia, Edoardo, Roderick, Ola, Eva ed Eugenio. Senza il loro contributo non potrei dedicare a questo podcast le energie che richiede e in cambio di questo contributo così prezioso regalo a tutti quelli che mi sostengono un episodio in più ogni settimana. Esce il mercoledì e parla dell'Italia di oggi. Storie di attualità che scegliamo insieme. Se vuoi sostenere anche tu Salvatore Racconta e accedere agli episodi premium, puoi farlo dal sito www.patreon.com/salvatoreracconta. Non farlo adesso però, c'è una storia che sta per cominciare. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! Porto di Genova, 1885. C'è una nave che è approdata da qualche giorno, un mercantile che batte bandiera britannica, come ne arrivano tanti da queste parti. Quella mattina un giovanotto scende dalla nave. È uno dei marinai di bordo. Non va all'osteria per giocare a carte e bere vino. E neppure va per le strade a fischiare alle donne intente a fare la spesa. Cammina tutto tranquillo, con lo sguardo concentrato. Sotto il braccio ha un pallone rotondo, fatto di pezzi di cuoio legati assieme. Dietro di lui scendono altri marinai. Hanno tutti la stessa faccia contenta. I ragazzi si fermano a un certo punto dietro uno dei magazzini del porto. È uno spiazzo largo, piano. Quello con il pallone fa sì con la testa. Dice che va bene. I ragazzi allora si dividono in due gruppi. Corrono tutti dietro al pallone. Sembrano disperati, ma sono felicissimi. E ci sono altri ragazzi. Ragazzi di Genova che li guardano curiosi. Alcuni, per la verità, un po' scettici. Chissà che diavoleria si sono inventati questi inglesi, pensano. Altri invece sono affascinati. Quel gioco gli sembra bellissimo. Vogliono provare anche loro. Ok, lo ammetto. La storia è un po' romanzata. Non lo so bene come è arrivato il calcio in Italia. Non lo sa nessuno in modo così preciso. Ma è abbastanza sicuro che sia arrivato a Genova portato qui da marinai inglesi. Quegli inglesi che lo avevano inventato. E Genova da allora è una città che respira calcio, una grande nobile del pallone, forse oggi un po' decaduta, ma sempre molto orgogliosa. Unita dall'amore per il calcio, divisa tra le due grandi squadre di questa città. Squadre diversissime, nel nome che portano, nei simboli che onorano, nei colori che sfoggiano. Due squadre separate da una rivalità fortissima, che diventa antipatia e nei casi più estremi persino odio.
Le due squadre di Genova sono piene di storia e di storie. Partono dalle piazze e dai carruggi di questa città e arrivano ovunque a raccontare la storia di uno dei derby più appassionanti del calcio italiano, il derby della Lanterna, quello tra Genoa e Sampdoria. Prima di parlare delle squadre, partiamo dal nome stesso di questa rivalità. Perché si chiama Derby della Lanterna? In italiano, la lanterna è un piccolo oggetto per fare luce, di solito una struttura di legno con le pareti di vetro. A Genova, però, è qualcosa di un po' diverso e speciale. È il nome del grande faro che illumina il porto e dirige le navi. Dunque, un simbolo antico e prezioso per tutta la città. Le due squadre che lottano per vincere il derby della Lanterna, come dicevamo, sono il Genoa e la Sampdoria. Delle due, il Genoa è la più antica. Non solo. Con il nome di Genoa Football and Cricket Club, si vanta di essere la più antica società calcistica ancora attiva in Italia. Anno di fondazione 1893. Il nome, Genoa, ci dice molto della storia di questa squadra. È il nome inglese della città di Genova e infatti sono stati gli inglesi i fondatori della squadra, non proprio quelli scesi dalla nave di cui parlavamo prima, ma quasi. I suoi colori sociali sono il rosso e il blu, per decisione nel 1901 dei suoi fondatori, che hanno scelto così, non a caso, i colori della bandiera britannica. Il simbolo invece è un grifone d'oro. Questo è un riferimento alla città di Genova, il cui stemma ritrae due grifoni che reggono al centro uno scudo con una croce rossa su fondo bianco. È la croce di San Giorgio, tra le altre cose, santo patrono della città. La Sampdoria è più giovane, nata soltanto nel 1946. Anche in questo caso il nome è molto interessante. Per prima cosa, perché è piuttosto strano. In italiano le parole con così tante consonanti insieme non si trovano praticamente mai. La spiegazione è semplice. Sampdoria è la fusione di due nomi, perché la squadra nasce dall'unione di due società preesistenti. Una era la Sampierdarenese, ovvero la squadra del quartiere periferico di Sampierdarena. L'altra era l'Andrea Doria, squadra che portava il nome di un famoso nobile genovese del Rinascimento, politico e condottiero navale. Con una decisione molto salomonica, le due società avevano rinunciato ognuna a metà del proprio nome. Così, unendo la Samp di Sampierdarenese e la Doria di Andrea Doria, è nata quella che oggi conosciamo come Sampdoria. Anche i colori sociali della squadra sono l'effetto di un compromesso. L'Andrea Doria era bianca e blu. La Sampierdarenese, invece, giocava con le maglie bianche con due cerchi, uno nero e uno rosso all'altezza del petto. La Sampdoria di oggi, per non scontentare nessuno, gioca con una maglia blu con tre cerchi, uno nero, uno rosso e uno bianco, per rivendicare, anche da questa parte, l'appartenenza alla città di Genova. Anche il simbolo della Sampdoria è molto legato a Genova, anche se in modo più astratto. Si tratta di un profilo nero di un uomo con la barba che fuma la pipa. Non è una persona in carne e ossa, ma il simbolo immortalato del tipico marinaio genovese, barbuto, pensieroso e sempre con la pipa in bocca. Genoa e Samp, da molti anni, non sono squadre di primo piano nel calcio italiano. Non reggono il passo delle milanesi o della Juventus, e nemmeno quello delle romane e del Napoli. Nelle ultime stagioni, le due genovesi hanno fatto sali e scendi tra la Serie A e la Serie B. Nella stagione 21-22, il Genoa è retrocesso in Serie B e poi è tornato in Serie A. La Samp invece si è salvata nel 21-22, ma nella scorsa stagione è finita in B. Dunque, almeno il prossimo anno, non ci saranno occasioni di vedere il derby della Lanterna, visto che le due squadre giocano adesso in due serie diverse. Dovremo aspettare almeno un anno per rivederle riempire assieme gli spalti dello stadio cittadino,
il Luigi Ferraris, chiamato anche Marassi, dal nome del quartiere che lo ospita. È uno degli stadi più antichi d'Italia, risale addirittura al 1911, ed è una struttura che potremmo definire all'inglese, con le tribune degli spettatori molto vicine al campo di gioco, una rarità nel bel paese. Dicevamo che ora sia Genoa che Samp navigano in cattive acque, ma i loro tifosi sono molto orgogliosi e la storia del calcio italiano spesso ha visto queste due squadre in ruoli da protagoniste. Il Genoa, per esempio, ha vinto il campionato italiano per ben 9 volte. Risalgono tutte a tempi antichissimi, quindi nessuno oggi se le ricorda davvero. L'ultima volta che il Genoa è stato campione d'Italia era nella stagione 1923-24, praticamente un'altra era. Va anche detto che all'epoca il campionato di calcio ospitava molte meno squadre e in un certo senso era molto più facile vincerlo rispetto a oggi. Questo ovviamente non toglie gloria alla squadra rossoblù, che ancora oggi è comunque la quarta squadra con più titoli in Italia, subito dopo le superpotenze di Juventus, Milan e Inter. La Sampdoria, invece, ha vinto il campionato italiano una sola volta, ma in tempi molto più recenti, nella stagione 1990-91. Gli appassionati di calcio se la ricordano ancora, quella Samp, che oltre allo scudetto ha vinto anche una Coppa delle Coppe ed è arrivata in finale di Coppa dei Campioni. Ricordiamo in particolare l'allenatore di quella squadra, lo jugoslavo Vujadin Boškov, famoso per essere molto amato dai suoi calciatori, ma anche per alcune sue frasi piene di ironia e a volte lapalissiane, pronunciate in un italiano dal fortissimo accento serbo-croato, molte delle quali sono diventate veri e propri tormentoni. La più famosa oggi è un'espressione usata in italiano anche fuori dal contesto sportivo. Squadra che vince non si cambia. Dal 1946 a oggi, cioè da quando esistono entrambe le squadre, si sono giocati ben 125 derby della Lanterna, tra Serie A, Serie B e coppe varie. Il bilancio delle vittorie è a favore della Sampdoria, 46, con 31 derby invece vinti dal Genoa e 48 finiti in pareggio. Il Genoa, insomma, è la squadra meno forte delle due, perlomeno nell'ultimo periodo. Questo però non cambia di una virgola il senso di orgoglio dei tifosi genoani, che si sentono in ogni caso superiori ai cugini, per storia, per tradizione e anche per genovesità. Tra i tifosi più noti della squadra rossoblù c'è stato il grandissimo cantautore Fabrizio De André, uno dei simboli più importanti della città. Sembra che una volta abbia addirittura detto: al Genoa scriverei una canzone d'amore, ma non posso perché sono troppo coinvolto. E i genoani più accaniti oggi lo ricordano volentieri. Sulla gradinata nord dello stadio Ferraris, la casa dei sostenitori del Genoa, quasi a ogni partita c'è una grande bandiera rossa e blu con in mezzo il volto di De André. I sostenitori della Samp, a parte gli ultimi anni veramente magri, hanno potuto festeggiare più volte. Eppure sembra sempre che li accompagni un certo complesso di inferiorità nei confronti dei cugini, come se sentissero il bisogno di dovere sempre dimostrare qualcosa in più, di dover recuperare il fatto di avere meno storia. Tra i tifosi celebri della squadra blu cerchiata c'è un altro protagonista di questo podcast, lo scrittore e attore Paolo Villaggio, creatore e interprete dei film dedicati alla figura del ragionier Fantozzi. In generale, numeri alla mano, sembra che in città ci siano più genoani che sampdoriani e le frange più calde delle due tifoserie si scontrano spesso e volentieri senza risparmiare momenti di violenza. I genoani, come sfottò, si riferiscono ai cugini chiamandoli ciclisti. Il riferimento è alla maglia della Sampdoria, con quelle strisce orizzontali attorno alla vita che non sono molto tipiche delle maglie da calcio,
ma si vedono per l'appunto su quelle del ciclismo. I sampdoriani, per rispondere, usano una serie di insulti, sia in dialetto genovese che in italiano standard, che qui non è il caso di riportare. L'unica, probabilmente, ripetibile è la parola rumenta, che a Genova significa, né più né meno, spazzatura. Insomma, il fatto che da anni non si veda grandissimo calcio allo stadio Marassi non cambia il rapporto dei tifosi genovesi con le loro due squadre. Anzi, probabilmente tifare per la propria squadra in modo identitario quando le cose vanno male porta a farlo in modo ancora più forte, con più intensità e più passione. Per accompagnare i giocatori e i propri colori lontano dal pantano della sconfitta e dell'anonimato, per tornare alla gloria. E anche se oggi sia Genoa che Samp sono due squadre provinciali, cioè che non possono nemmeno sognare di lottare per vincere coppe e trofei, i tifosi non si sentono certo così. Riempiono sempre lo stadio a ogni occasione possibile. Cantano cori, espongono striscioni, fanno battere il cuore della città sempre molto forte. E quando le cose vanno proprio male, forse si consolano pensando ai loro cugini comuni, molto lontani e allo stesso tempo molto vicini. Dall'altra parte dell'oceano, a Buenos Aires, il calcio argentino parla genovese. Il Boca Juniors, una delle più importanti squadre del calcio mondiale, è stato fondato proprio da emigrati genovesi. I tifosi e i calciatori del Boca chiamano se stessi Seneises, ovvero genovesi per l'appunto. Ma genovesi del Genoa o della Samp? Ah, su questo il dibattito è feroce tra gli appassionati. Uno di quei temi su cui è meglio non mettere bocca se non avete voglia di litigare. Ma che vi facciano più simpatia le maglie nobili e rosso-blu o quelle più moderne e blu cerchiate, andate a Genova, al quartiere Marassi, e fate un salto allo stadio Ferraris. La storia del calcio italiano su questo campo ha lasciato pagine importanti. E Genova stessa non sarebbe quella che è senza le sue squadre e i loro sfottò, senza il derby della Lanterna. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!